Summerslam numero 52, il padre, e anche a questo giro, per capirci qualcosa, l'ho dovuto rileggere. Agenti Alfa, bentornati sul canale. Per carità, non che sia un male rileggere un albo, tanto che io di solito li rileggo tutti almeno due volte. Però spesso questo mi accade a distanza di un po' di giorni. Invece Samuel Stan, proprio per riuscire a interpretarlo, lo devo rileggere a stretto giro di posta, perché se no diventa anche difficile poi riuscire a dire due parole sul canale, insomma, e a fare una chiacchierata. E su Samuel mi sta succedendo sempre più spesso, cioè direi che ormai è diventata la regola. Ci sono troppi passaggi appunto legati alla continuity e soprattutto la trama orizzontale che c'è dietro richiede uno sforzo ormai veramente molto molto importante. Andiamo un pochino per ordine, non farò un video lungo, però voglio provare a capire con voi la filosofia che c'è dietro a questo tipo di narrazione. Innanzitutto qui ci viene detto che è l'ultima storia dove praticamente tutti e tre gli autori principali di Samuel Stern ci hanno messo le mani, quindi Filadoro, Savegnago e Fumasoli firmano per l'ultima volta una storia a sei mani. I disegni sono di Daniele Miano, mentre come sempre la copertina, peraltro bellissima, è di Piccioni, di Vincenzo e Tanzillo. In questo caso veramente veramente evocativa, riguarda anche qualcosa che poi troviamo all'interno dell'albo e devo dire che già nel numero scorso avevo visto in fondo, in terzo o quarto di copertina, non mi ricordo, la cover di questo mese. E già devo dire che ne ero rimasto colpito, quindi poi avendola tra le mani l'effetto è veramente molto importante. Allora, questo albo si apre con Samuel Stern in compagnia di Raiden, il personaggio, uno dei personaggi chiave, insomma, della saga di Samuel Stern, che abbiamo visto anche nel numero precedente, che si recano presso una libreria dedicata all'occulto che si intitola, se non sbaglio, Ray Occult Book, e io ci ho letto assolutamente un omaggio a Ghostbuster 2, in quanto in Ghostbuster 2 il personaggio di Ray Stantz aveva aperto un'occultoteca. E non è un caso quindi che secondo me questo negozietto di libri abbia questo tipo di nome, insomma, secondo me è veramente un omaggio a quello che si vede in Ghostbuster 2, anche se questo Ray poi in realtà è un personaggio completamente diverso da quello dei Ghostbuster. Sembra un po' un traficone disordinato, un po' sciatto, mettiamola così, ma in realtà pare saperla molto molto lunga. Quindi i nostri due personaggi si rivolgono a lui per una consulenza, per entrare in contatto con questa sorta di entità che potrebbe essere all'interno di Lily, la figlia di Samuel Stern. Lui cerca in qualche modo di evadere da questa situazione perché non li vuole aiutare, vuole un po' sviare, non vuole infilarsi in una situazione complicata. Insomma, i due lo braccano e poi riescono comunque ad avere da lui delle indicazioni su come fare. A questo punto la storia si sposta in tutt'altro contesto perché Samuel Stern incontra Penny, che come abbiamo visto nello scorso numero era la custode di fatto della figlia Lily, e si viene a scoprire che probabilmente Samuel Stern è stato via un po' di giorni e che poi Penny ha preferito affidare la bambina nuovamente, diciamo, al collegio dalle suore dove è stata fino a poco tempo fa. E poi si scoprirà che appunto la bambina preferisce addirittura stare in solitudine perché le altre bambine si sentono minacciate, in quanto comunque Lily continua a vedere le ombre, a questi poteri particolari, e quindi lei stessa preferisce andare a dormire e vivere la sua giornata nei sotterranei di questo convento collegio dove ha vissuto per molto tempo. Io mi fermo qui con la trama perché ora poi si va nella complicanza, cioè qui in pratica Samuel Stern che va a indagare sul suo passato, cerca poi di evocare queste entità che sta all'interno di Lily, viene a scoprire un sacco di cose. Ci trasportiamo temporalmente in un lontano passato, in un passato fatto di mitologia, di scritture antiche, dove c'è questa eterna lotta tra bene e male, dove il bene, per cercare di affrontare il male sul suo stesso territorio, praticamente tenta di creare un demone altrettanto forte per poterlo combattere. E questa eterna sfida poi si capisce che arriva fino ai nostri giorni con un tentativo di fatto poi andato a male. Ed è complicato da spiegare perché qui si entra veramente nel mitologico e quindi
il mio focus è cercare di capire dove si vuole arrivare con Summerstern. Lascio a voi la prosecuzione della lettura di questo albo, perché ripetere a pappagallo una trama in questo caso è anche superfluo, perché è un numero troppo complesso, cioè non c'è una storia che inizia e finisce, siamo a metà dell'apocalisse. Continuiamo ad avere quintalate di continuity proprio in un modo esorbitante, che secondo me è veramente un danno per Summerstern, a meno che Summerstern non si avvia alla conclusione. Penso che dopo questa apocalisse si troverà con molti meno lettori, purtroppo, quindi o va verso una chiusura o va verso una seconda stagione, immagino, con presupposti diversi. E quindi io mi chiedo, cosa è in realtà Summerstern? Summerstern è un fumetto che, come hanno detto in tanti, si sta rivelando molto molto diverso dal personaggio che per almeno 4 anni eravamo abituati a conoscere. È come se io comprassi un fumetto di fantascienza e mi ritrovassi poi dopo 4 anni ad avere a che fare con un fumetto di fantarcheologia, quindi una serie che magari intraprende un territorio contiguo ma che poi di fatto snatura quello che per 4 anni l'editore ci ha raccontato. A me piaceva di Summerstern vedere come il male che lui andava a scoprire, andava a scovare, era nella nostra società. Quindi mi piaceva quando si raccontavano i particolari su Edimburgo, sulle tradizioni della Scozia, situazioni particolari dove magari all'inizio c'erano un po' di ingenuità grafica, come il mitico numero Valerie, ma che però ci raccontavano uno spaccato di vita diverso. Ma davvero tutto questo è stato costruito in funzione di rivelare la vera natura di Samuel? Io non lo so, probabilmente sì, ma mi viene anche il dubbio che forse questa apocalisse, paradossalmente, che potrebbe essere nata invece per chiudere il ciclo di vita di Summerstern, sia arrivato troppo presto e che quindi noi abbiamo sentito questo stacco. Perché poi diciamoci la verità, sì, ok, l'apocalisse, se non sbaglio, durerà 12 numeri, ma come ha detto Sergio, se non sbaglio, forse ne ha parlato Sergio Vinci, è da mesi prima che noi abbiamo elementi di apocalisse, cioè dopo Abisco praticamente si è messo in moto tutto il meccanismo che ci ha portato qui. Per cui è vero, l'apocalisse durerà 12 numeri, abbiamo la costina che ce lo ricorda, no? Perché andremo poi a comporre questo disegno in questo importante ciclo. Però è da mo che si parla di tutte queste cose dell'apocalisse. Vi ricordate i numeri di quel circo che è stato incaricato di creare l'apocalisse di Summerstern? Vi ricordate quei numeri dove c'erano quei due giocattolai che nella loro bottega avevano quei giocattoli in grado di imprigionare le ombre? Vi ricordate? Quindi è nato tutto molto prima, per cui per certi aspetti è stato costruito un ciclo partendo già da lontano, ma poi in realtà c'è stato un boom esagerato dove, cosa che dico immancabilmente in ogni video, ci vengono buttati addosso chilogrammi interi di continuity. Quindi o che questa era la famosa storia scritta in origine per portare Summerstern alla conclusione, perché io Fumasoli l'ho sentito tante volte dire questa cosa, quindi non so se si sta trattando proprio dell'apocalisse oppure si è trovato il modo per proseguire con Summerstern, però si è scritto già questo pseudo finale, chiamiamolo, di prima stagione. Non saprei neanche io come definirlo, perché sennò qui non si capisce dove si vuole arrivare. Cioè, ormai siamo arrivati a un personaggio che, da contenente fattori pseudo realistici nell'età contemporanea, si sta trasformando in un fantasy horror che sta sforando qualsiasi tipo di logicità rispetto a quello che ci è stato presentato. In pratica la sensazione oggi è che, come se l'intera testata fosse Summerstern stesso, cioè come se la testata non raccontasse avventure dove Summerstern è protagonista, interagisce per arrivare a una soluzione, per affrontare un caso, ma proprio come se questa testata fosse un'autobiografia di Summerstern che si spalma nel tempo e che l'ha portato ad essere in qualche modo un indagatore dell'incubo anche lui, anche se in modo diverso chiaramente di Landog, proprio due mondi a parte, però comunque nella quotidianità con la singola storia ha quasi una biografia. Quindi la testata di Summerstern è stata concepita in fondo come una sorta di biografia di Samuel, e questa è una risposta importante che mi piacerebbe riuscire ad avere, perché oggi si parla solo di questo. Praticamente tutto ruota attorno all'evoluzione di Samuel, quindi la moglie che gli è stata vicino con un ruolo molto particolare per molti anni, la figlia che pare avere un ruolo particolare,
Angus che era in grado di riscrivere la storia e i ricordi di Samuel e di chi gli stava a fianco. Padre Duncan che è stato il suo padre putativo. E poi questo padre non è il vero padre di Samuel Stern. I veri genitori di Samuel Stern chi saranno? Probabilmente riusciremo a scoprirlo perché non ce l'ha ancora detto nessuno. Abbiamo scoperto che sua madre in realtà non è la vera madre, abbiamo scoperto che qui in realtà non si parla assolutamente del padre biologico di Samuel e quindi dove andremo a finire? Io ho l'impressione che questo ciclo dell'Apocalisse sia veramente, lo ripeto di nuovo, una biografia, un'autobiografia di Samuel Stern e secondo me questa è un'operazione molto molto pericolosa, perché se alla fine non ci restituirà un personaggio tirato a lucido, in grado di affrontare una seconda stagione, secondo me la vedo durissima. Le persone che si sono stufate di questa lettura sono veramente molte. Chi lo segue come lo seguo io continua magari a dire bella la storia, tecnicamente ottima, disegni sempre molto molto buoni, però puntini puntini, perché poi si vuole un po' stringere. L'Apocalisse su così tanti numeri secondo me è troppo. Come dico sempre, la continuity è stata espressa in modo esagerato ed è esplosa dopo 4 anni in cui si è raccontato un personaggio un po' forse fatto in altro modo. I comprimari in realtà stanno sparendo perché comunque sì, hanno avuto dei numeri importanti dedicati, ma poi non sono nel quotidiano stretto contatto con Samuel. Samuel paradossalmente è un personaggio con cui in molti, io magari sì, però in molti non riescono a empatizzare, perché comunque non lo si vede nella sua vita quotidiana, ma di fatto tutto questo ciclo è una biografia di Samuel Stern, o meglio, questo è quello che percepisco io. Poi magari c'è chi riesce a fare una lettura in realtà più un pochino più leggera, un po' meno carica di significati e soprattutto è più abituato a questo tipo di narrazione, un tipo di narrazione che a me non fa impazzire perché l'horror mi piace, ma quando si sfora nel fantasy, come sta succedendo qui, entriamo in territori che non solo non mi garbano, ma non mi sarei mai aspettato. Comunque, qui abbiamo anche un'evoluzione del personaggio di Raiden, che pare essere stato abbandonato dalle informe, che però cerca un riscatto, rivuole un ruolo, rivuole il potere. Quindi anche lui, il suo ruolo non è ancora definito, cioè sta con Samuel. Non è con Samuel, non si riesce bene a capire al momento quale sia il suo ruolo. I disegni, come dicevo, ottimi. L'unica cosa che non ho apprezzato tantissimo è la rappresentazione di Samuel. Forse troppo ironico, troppo poco realistico rispetto a come sono abituato a vederlo. Disegni fantastici. E anche qui poi c'è tutto un bellissimo flashback che ora vi faccio vedere, che vado a pescare, che per me è una delle parti più belle dell'albo, perché si va indietro di secoli. Guardate qui, bello bello, ma questo è la caratteristica di Samuel, come abbiamo sempre visto assieme. I due momenti temporali, quello della narrazione e quello dei flashback, sono sempre stati distinti pesantemente, cioè è proprio una scelta narrativa degli autori e qualsiasi disegnatore comunque si è trovato a dover rappresentare i vari momenti temporali in modo molto diverso. Qua anche questi disegni sono assolutamente fantastici, però, come dice anche Sergio, veramente dopo anni continuiamo a parlare solo di ombre, di demoni, di informe, di Samuel, giochi di parole che possono essere comunque interpretati in mille modi diversi. Io mi aspettavo un Samuel Stern in grado di entrare di più forse in quelle leggende anche popolari che ormai abitano il web a tutti i livelli, su YouTube, su siti creepypasta, in generale sui podcast, e dare un'interpretazione fumettosa, ecco, di questi singoli casi, di queste leggende, no? Sempre magari a carattere demoniaco. Invece qui, dico di nuovo, mi sembra una grande storia che parla di tutto il suo arco della vita, con tutta una serie appunto di ricordi che abbiamo scoperto essere in realtà probabilmente falsi o riscritti. Io non so se adesso tutti i mesi porterò Samuel, mi sto orientando verso l'idea di portarlo solo se
c'è un numero che mi colpisce per qualche fattore magari particolare, se no dopodiché farò poi eventualmente un video bilancio di questa saga dell'Apocalisse, che probabilmente è un'idea che sta passando per la testa a tanti amici creator e youtuber, perché immagino che poi quando si concluderà questo grande ciclo ognuno avrà voglia di tirare le proprie conclusioni e di dire la sua. Già io mi immagino delle live o delle trasmissioni dove in 4 o 5 ci si confronterà su questo finale, ecco, di ciclo dell'Apocalisse. Io spero che Samuel Stern non ci deluda, spero che al termine di questa Apocalisse ci venga restituito un personaggio diverso, oppure un personaggio che si avvia verso la chiusura, perché secondo me quello che ho tra le mani ad oggi è un insieme di cose non confuse ma narrate con troppa pesantezza e con troppa, secondo me, pretesa nei confronti del lettore, che se si è perso qualche cosa veramente non ci capisce proprio più niente. Comunque con questo è tutto ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.